Gesù ci insegna a pregare, ci invita a non dire tante parole vuote, ma ad andare al sodo. Il Padre nostro è una bellissima preghiera che spesso recitiamo con devozione, ma senza riflettere più di tanto su quello che diciamo. Chiamiamo Dio Padre, quindi siamo figli che si rivolgono al loro padre e lo chiamano babbo o papà. È bello sentirsi figli. Lo sa bene chi ha perso i genitori, ci dà sicurezza, la certezza di essere amati. Al nostro babbo chiediamo che sia lui a guidare le nostre vite. Ci affidiamo completamente come Gesù nel Getsemani, sia fatta la tua volontà. Gli chiediamo anche di darci il necessario per vivere e poi gli chiediamo di perdonare le nostre colpe nella stessa misura in cui noi perdoniamo quelle dei nostri fratelli. Una mia amica mi ha raccontato che quando arriva a questo punto del Padre nostro dice sempre un po' di più. Siamo consapevoli della nostra difficoltà di perdonare e possiamo solo sforzarci di farlo nel tentativo di assomigliare sempre più al nostro fratello maggiore, Gesù. Buona giornata a tutti.